Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. No, il fatto di aver ripreso posto in squadra sicuramente mi fa piacere, che non giocare non è bello. Però diciamo che dopo un inizio discreto per me, poi ho avuto questo infortunio che mi ha un po' lasciato fuori per un po' di tempo. Era un problema che purtroppo mi portavo avanti da un po' di mesi, quindi non allenandoti bene, poi giocando, anche la condizione fisica era peggiorata. Adesso fortunatamente mi sto allenando bene, la condizione fisica è migliorata e riesco anche a fare buone prestazioni. No, beh, ma sicuramente potevo fare meglio, molto meglio. Però ripeto, quando poi ci sono gli infortuni, lì non puoi farci niente, insomma, sono cose che capitano. Allora, oltre agli infortuni ci porta la cosa che sia favorito sul mondo, piuttosto che l'arrivo di Donati a gennaio? No, io l'ho sempre detto, l'arrivo di Donati per noi è stato fondamentale, credo. Anche se è un centrocampista, quindi diciamo potrebbe togliermi spazio a me, però io penso che sia stato fondamentale. E poi non è vero, perché il cambio di modulo, anzi, giocando a tre a centrocampo per me è meglio per le mie caratteristiche. Diciamo che l'allenatore ha fatto delle altre scelte e basta. Fabrizio? Senti, possiamo chiedere un po' meglio, magari io faccio a me da un po' ignorante. La tua posizione in campo congeniale qual è? È da centrocampista interno a centrocampo a 4, da mezzala a centrocampo a 3? Cioè sei modulabile su più posizioni? Sì, io diciamo ho sempre giocato in un centrocampo a 3 come mezzala di sinistra, poi ho fatto anche il mediano davanti alla difesa come è successo quest'anno, però diciamo che prevalentemente ho giocato da mezzala a sinistra o anche da trequartista l'anno scorso. Quindi non c'è problema, dico, uno si adatta, però è normale che in quella posizione di campo mi trovo meglio. A questo punto il tuo obiettivo per la prossima stagione quale sarà? Tenda col Bologna? Per tuo intendimento quale sarebbe? Stare qua, continuare a scommettere qua? Sì, esatto, più che altro per quello. Per dimostrare qualcosa, dimostrare quello che valgo, perché fino adesso diciamo che non sono proprio contento e ho dimostrato poco, e quindi intanto spero di finire bene questo campionato e poi spero di ritagliarmi, insomma, un ruolo importante per la prossima stagione. Cambia posso? Sempre. Cambia qualcosa o spostare qualche campionato, quindi la Cesena al palco? No, niente, anzi, cioè, cambia che dopo ci troveremo a giocare ogni tre partite a settimana, quello sì, però come calendario non ci cambia niente, perché dobbiamo comunque affrontarle tutte, non è cambiato niente. Francesco, al di là della modestia e della umiltà, sei consapevole del fatto che hai caratteristiche uniche nel centrocampo del Palermo? No, non lo so, questo lo dici tu. Sicuramente non ci sono mancini, l'unica cosa che posso dirti è questa, poi non lo so, questo, non lo so. Poi per questo posso. Sì, vabbè. Quali possono essere gli obiettivi del Palermo in questo finale di stagione? Gli obiettivi è fare più punti possibile, finire bene il campionato e. Poi penso che ci sia una partita, penso, più importante dell'anno qua a Palermo, che è il derby col Catania, e sicuramente quello è per noi è un obiettivo, già quello. Sì, ciao Francesco, ciao. Volevo chiederti cosa hai provato visto che il Palermo ha vinto la prima partita che aspettava, Bologna, il destino, e poi questa visita oggi di Prandelli, magari in prospettiva futura, quindi magari un giorno di arrivare in Maria Azzurra. Beh, penso che Prandelli sia venuto a trovare Viviano, penso, non me. Però vabbè, quello mai dire mai nella vita, insomma, bisogna sempre poi dimostrare sul campo, nessuno ti regala niente.
Poi per la vittoria a Bologna, beh, sicuramente soddisfazione. Alla fine questo è il calcio, cioè prima o poi si incontrano le squadre in cui hai giocato e di cui sei stato comunque tifoso, perché io sono cresciuto là. Però sono stato soddisfatto per la mia squadra, tutto qua. Giorgio, ciao Francesco, come hai vissuto la tragica scomparsa di Pierpaolo Rosini e se a tuo avviso da calciatore in attività è necessario un cambiamento a livello qualitativo e quantitativo dei controlli? No, un cambiamento no, assolutamente. Penso che siamo controllatissimi, veramente proprio controllati al massimo. Proprio domani faremo delle visite che si fanno sempre. Da quello che so all'estero non è così, quindi noi in Italia siamo controllati, penso sia stata comunque una fatalità, perché certe cose non si possono prevedere, come capitano ai calciatori capitano a tutte le persone, insomma tanta gente purtroppo perde la vita tutti i giorni per queste cose. Giocate troppo? O troppo in modo troppo intenso? No, beh, sicuramente le tre partite in una settimana si sentono. Magari non le prime due, ma la terza inizia a sentirla, proprio anche a livello mentale, psicologico, perché comunque non è solo il fisico, è anche un fatto di testa che però sì, sicuramente da altre parti giocano di più. Magari l'inverno, insomma, quando fa tanto freddo, si potrebbe cambiare qualcosa, magari fare una pausa. Cioè non è problema di Palermo, però al nord quando vai a giocare di sera con meno 10 gradi si sente. Tu l'hai conosciuto nel mare? No, mi è capitato di giocarci contro quando comunque nelle giovanili, perché più o meno abbiamo la stessa età, giocavamo nell'Atalanta, io nel Bologna, giocavamo spesso contro. Lui ha giocato con mio fratello nel Bologna, in Serie B, quindi si conoscevano loro più che altro, io personalmente non lo conoscevo. L'Italia poi se c'è un'altra. Sulla ricezione per te è una sorta di derby, visto che sei bolognese, sentirei un po' di più questa partita. No, cioè diciamo che non è un derby sentito come può essere quello che c'è qua, però beh, sicuramente proviamo a vincere, andiamo là, proviamo a vincere perché ci sono 3 punti che ci servono per stare più tranquilli. Altra domanda? Può influire il fatto di giocare in sintetico? Non lo so perché non ci ho mai giocato, perché a Novara non ho giocato, però devo dire la verità, a me non mi piace tanto come terreno perché è diverso, comunque la palla va in modo diverso, è più veloce, sicuramente lo proveremo in settimana, non so dove, però lo proveremo, però ci si abitua subito. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.